Carissimi tutti, buongiorno, siamo a Medjugorje, giornata straordinaria e adesso saliremo il Pobordo per andare a trovare la Gospa Mamma Celeste in cima alla collina. Preghiamo per voi, pregheremo anche per tutti voi, per tutte le persone bisognose. Siete tutti nel nostro cuore ovviamente. Ok, ci vediamo presto. Ciao, vi aspettiamo a Medjugorje. Carissimi tutti, siamo qui sul Pobordo. Abbiamo pregato per tutti voi, abbiamo portato le vostre intenzioni, siete ancora nel nostro cuore, ancora pregheremo per voi. Come vedete qui ci sono tante persone, tanti pellegrini, grazie a Dio, il cielo è bello, tutto ci sorride, la vita, la Madonna e anche la Madonna sorriderà nei vostri cuori perché ha ascoltato tutte le vostre preghiere. Ciao, vi aspettiamo a Medjugorje, qui sul Pobordo. Parliamo in silenzio perché è un luogo di preghiera, ok? Ciao. Cari amici, qui con accanto il mio regista, vedete Alberico Ingenito, siamo qui a dirvi che stiamo pregando ancora per voi, siamo alla Croce Blu dove il 2 ci sarà l'apparizione di Miriana e continuiamo a pregare per voi chiaramente, sia in questo momento, sia che in tutti i momenti che passeremo qui a Medjugorje. Ricordatevi sempre, siete nei nostri cuori, vi aspettiamo qui insieme a noi, ciao, ciao. Alla prossima, ciao. Eccoci qua, allora carissimi, siamo sul monte Križevac, abbiamo portato tutte le vostre intenzioni fino a qui, adesso abbiamo deposto le vostre intenzioni sempre qui sotto la croce, siete sempre nel nostro cuore, non vi dimentichiamo mai, preghiamo sempre per voi, per tutto questo pellegrinaggio, adesso parliamo qui sottovoce perché ci sono tante persone e questo è un luogo di preghiera e di pace, non dimenticatevi di noi e come sempre vi aspettiamo in uno dei prossimi pellegrinaggi. Ora ci aspetta la discesa. Venire a voi e rivelarmi a voi, grande gioia per il mio cuore materno. Questo è dono di mio figlio per voi e per gli altri che vengono qui. Questo è dono di mio figlio per voi e per gli altri che verranno. Come madre vi invito, amate mio figlio al di sopra di tutto. Per poter amarlo con tutto il cuore dovete conoscerlo. Lo conoscerete con la preghiera. Pregate col cuore e con sentimento. Pregare significa pensare al suo amore e il suo sacrificio. Pregare significa amare, dare, soffrire ed offrire. A voi, figli miei, vi invito ad essere apostoli della preghiera e dell'amore. Figli miei, questo è tempo d'attesa. In questa attesa vi invito all'amore, alla preghiera, all'amore e fiducia. Mentre mio figlio guarderà nei vostri cuori, mio cuore materno desidera che lui in essi vede una incondizionata fiducia e amore. L'amore unito dei miei apostoli vivrà, vincerà e scoprirà il male. Figli miei, io fui calice dell'uomo Dio, fui strumento di Dio. Perciò a voi, miei apostoli, vi invito di essere calice di un amore puro e sincero di mio figlio. Vi invito di essere un strumento attraverso il quale tutti coloro che non hanno conosciuto l'amore di Dio, coloro che non hanno mai amato, scopriranno, accetteranno e si salveranno. Vi ringrazio, figli miei. La Madonna ha benedetto tutti noi presenti e tutti gli oggetti portati che adesso benediranno tutti i sacerdoti presenti qua. E mentre la Madonna andava via, Miriana dice di aver visto un calice. Thank you.
E buongiorno a tutti, questa volta siamo a Montemurlo, davanti alla Chiesa del Sacro Cuore, io e il mio regista preferito ovviamente. Vi salutiamo tutti, siamo appena tornati stanchi, morti, siamo appena tornati da Medjugorje, però con la gioia nel cuore, vero? Sempre. Bene, allora grazie, siamo carichi. Buongiorno, carichissimi, vi aspettiamo con noi al prossimo viaggio, quello di Capodanno. Ciao.